saluto ai rappresentanti delle associazioni di volontariato che sul nostro territorio, insomma, lavorano con i migranti, in particolar modo Iora di Amis, l'avvocato Antonio Mumolo per Avvocati di Strada, Antonio per Fiori di Strada e il dottor Lorenzo Lancillotti per direttore sanitario del poliambulatorio Biavati. La mia non è una domanda, ma diciamo due sollecitazioni. Una premessa. La Regione Emilia-Romagna certamente è nel campo dell'assistenza sanitaria e dell'organizzazione dei servizi all'eccellenza in Italia rispetto a quello che c'è in giro. E per questo forse le aspettative sono molto forti anche in quello che potrebbe fare. In questo senso la legge citata sull'immigrazione del 2004, devo dire per gli addetti al lavoro, è un pochettino, non dico che ha deluso, perché di fatto si è limitata a ratificare, a fare poco di più di quello che già la normativa nazionale diceva, perché la normativa nazionale non dice solamente le cure urgenti, ma dice proprio tutte quelle cose che sono scritte sulla legge sull'immigrazione della Regione Emilia-Romagna. E quindi una sollecitazione così. Noi avevamo chiesto, come Società Italiana di Medicina e Migrazione, in quell'ambito, avevamo chiesto a tutti gli assessori, alla sanità, che visto che c'era l'Emilia Romagna che stava facendo la legge, ma anche altre regioni che stavano facendo, di inserire, ad esempio, fare un salto un po' in avanti. Ad esempio, ai sensi della Convenzione di New York, fare in modo che tutti i minori presenti, indipendentemente dallo status giuridico, fossero iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Sono cose piccole, ma secondo me le leggi regionali servono per, come dire, buttare il passo più avanti, no, di quello che, dove si è arrivati a livello nazionale. Il Friuli Venezia Giulia e la Puglia l'hanno fatto, il Lazio ci ha provato ma il piano di rientro ha stroncato tutto, però forse questo potrebbe essere un suggerimento da fare. Se c'è il piano sanitario che sta per essere approvato, non so, insomma, trovare un modo di poter inserire una cosa di questo genere. Non serve una normativa nazionale per fare questo, serve solamente una volontà locale. L'altra cosa, è interessantissimo quello che ha detto sulla riduzione delle IVG nel 2007, se ho capito bene, e sarà estremamente importante poter analizzare quei dati. Io dico, speriamo che sia così e non sia dovuto al fatto che nel 2007 i comunitari, in particolare i rumeni, non hanno potuto accedere all'interruzione volontaria di gravidanza per quel problema che diceva la signora. Quindi è da leggere bene, quindi lì la disaggregazione ad esempio per la regione geografica può essere fondamentale. Comunque è importante, perché se l'Emilia Romagna ha raggiunto questo ambito può essere sprone per altri. L'Emilia Romagna ha già raggiunto un ambito estremamente importante. Quando noi abbiamo iniziato a occuparci di salute degli immigrati c'era un'area critica particolare che era quella materno-infantile, cioè tutti gli indicatori materno-infantili erano, diciamo, a svantaggio tra i bambini e le donne straniere rispetto agli italiani. Dalla legge turco-napolitano, che ha permesso l'accesso più diffuso, molte regioni hanno raggiunto dei risultati migliori, tra queste l'Emilia-Romagna, perché significa che si sono attivate comunque delle politiche d'accesso, di informazione, eccetera. E proprio sull'esempio dell'Emilia-Romagna si è riusciti a fare delle cose nelle altre regioni, quindi spero che anche sull'IVG ci possa essere questa indicazione. L'altro ambito invece, commento dal primo e all'ultimo, quella della signora, della collega dell'ASL. Io oggi stamattina ho saltato una diapositiva, l'ho saltata perché ho occupato tanto tempo, che è quello della filosofia della legge. Quando io sono uno di quelle persone che hanno scritto materialmente gli articoli di legge che poi sono contenuti nella turco-napoletana. Non sono esattamente quelli, perché poi si entra in una mediazione politica amministrativa che è una serie di compromessi che rendono ambigui alcuni passaggi, però sostanzialmente l'impostazione che noi avevamo dato in commissione ministeriale della Bindi poi è stata recepita nella legge. E nella costruzione di quella legge dei giuristi ci avevano detto: state attenti, non riuscirete a normare tutto. Cioè, non è possibile che una legge riesce a dire esattamente tutto quello che si fa. È vero, si rimanda un regolamento attuazione, ma anche regolamentazione a volte non riesce. Però i giuristi, in particolare il professor Nascimbene, che è un giurista di fama internazionale, ci diceva: guardate, è importante anche capire bene qual è la volontà del legislatore,
perché la volontà del legislatore ha un peso uguale a quello che è scritto nella legge. Cioè la volontà del legislatore nei tribunali si può impugnare per poter aumentare o ridurre una pena, ad esempio, se la volontà è di tipo punitivo piuttosto che di tipo riabilitativo. Per cui abbiate chiaro qual è la volontà del legislatore, che poi si vede chiaramente negli articoli stessi, e allora dite poi agli operatori, dite a chi deve mettere in pratica, che di fronte a dei dubbi interpretativi che ci saranno sicuramente, questo lo diceva prima, poi noi lo sappiamo che ci sono oggi, il peso della scelta deve essere condizionato da qual è la volontà. Nella diapositiva di stamattina c'era scritta, ho provato a sintetizzare qual era la volontà del legislatore allora, quando è stata scritta quella norma, che era una volontà inclusiva nei confronti degli immigrati regolari, quindi iscrizione, diritto dovere per la maggioranza degli immigrati presenti nel nostro territorio, quindi addirittura si era tolta la residenza come requisito obbligatorio, addirittura si è tolta la limitazione temporale. Cioè, se noi andiamo a vedere, vediamo tutta una serie di dispositivi che chiaramente indicano la volontà inclusiva, e nello stesso tempo c'era una volontà di intercettare anche tutti quelli che erano al margine del sistema, quindi tutti gli immigrati irregolari e clandestini. Quando a me arrivano ogni tanto dei dubbi, delle interpretazioni, e quando ero in commissione, anche in realtà io ancora sono membro della commissione del Ministero della Salute sulla salute degli immigrati, che però non è stata più convocata con il cambio del governo, ed ero proprio la TUR come è affidato il compito del sottogruppo riguardando l'accessibilità e la fruibilità. Cioè l'idea era quella di fare una serie di modifiche per poter rendere più chiara la legge. Immagino l'esenzione del ticket, immagino tutta una serie di problemi che voi sicuramente vivete quotidianamente. Poi vabbè, non ha portato a niente, però diciamo l'input da dare costantemente appunto è quello di far pendere la bilancia in un senso inclusivo. Stamattina abbiamo parlato dei comunitari, abbiamo parlato a lungo perché è un problema oggettivo. Ho fatto vedere una diapositiva dove si vede quali sono le... perché non è vero che il Ministero non ha detto niente, il Ministero ha detto delle cose, con due circolari contraddittorie l'una con l'altra. L'una ha creato più caos che altro, l'altra diciamo se ne è lavata le mani. Cioè, una diciamo ha applicato in maniera diciamo poco... cioè, come dire... in maniera molto burocratica determinate cose, e con l'altra invece, visto che aveva portato problemi la prima, ha fatto consubilato la situazione. Cioè voi regioni pensateci voi, sostanzialmente ha detto. Allora, ho fatto vedere una diapositiva come solamente 9 regioni ci hanno pensato, hanno creato ad esempio il codice ENI, che secondo me è una soluzione strategica fondamentale. Ecco, questo la regione perché non lo fa? Cioè queste sono cose veramente pesanti, perché si mettono di fino adesso, io parlo a lei per carità, non è, lo so che non ma sono delle, e voi come anche operatori forse potete premere, perché sono delle soluzioni, devo dire, già validate, che funzionano dalle altre parti, che tolgono l'operatore dall'imbarazzo di inventarsi trucchetti, che stamattina abbiamo detto non è una cosa giusta, e così via. Ultima notizia di servizio. Tutto quello che ho detto stamattina, ma anche ad esempio tutte le delibere regionali sugli ENI, le note del Ministero, anche una chiave interpretativa che diamo, sono tutte nel sito della SIM, della Società Italiana di Medicina e Migrazione, che abbiamo rinnovato di recente, molto... quindi lo dico come elemento di servizio. Chi è interessato, ecco, tutte queste cose le può andare, e con i contatti diretti, con la rete che c'è in Italia, io spero che su quel sito ci possano essere sempre costantemente tutte le novità ultime che escono. Ad esempio viene in mente quello che è successo ieri, no? Le nuove linee guida, il protocollo d'intesa che c'è stato dal Ministero della Salute con la Federazione dei Pediatri sulla circoncisione rituale maschile, piuttosto che il recepimento dalla Regione Lombardia dell'esenzione completa dal ticket per gli STP, un errore strategico a mio avviso, però insomma questo è quanto. Insomma, proprio in questo momento storico dove si va ognuno per conto suo è fondamentale fare un lavoro di integrazione e di rete. Che però non dobbiamo dimenticare che in questo momento noi, almeno in Emilia Romagna, siamo nell'occhio del mirino, perché ci accusano di
interpretare in modo troppo allargato la normativa, continuamente, con interrogazioni. Sì, è da mettere in conto, l'abbiamo visto anche stamattina, cioè da mettere in conto, però siccome lo scontro è aperto, non è uno scontro tra destra e sinistra, è uno scontro da un modo di vedere, diciamo, la società, un modo di vedere la sanità, un modo di vedere la salute pubblica. Tutte le considerazioni che ho fatto anche questa mattina non sono considerazioni, diciamo, neutre dal punto di vista, sono considerazioni dettate da una visione precisa, anche spero documentata, scientificamente attendibile, di che cos'è la sanità pubblica e di che cos'è la sanità pubblica nei confronti degli immigrati. Per cui io mi aspetto chiaramente, e mi aspetto anche a volte presenza, diciamo, interventi arroganti in questo senso. Però noi, secondo me, la posizione va tenuta fin quanto si riesce a tenere e il compromesso va cercato, però sempre su livelli alti, non su livelli bassi. L'Emilia Romagna, a mio avviso, può essere veramente quella che può trainare in questo senso in Italia. Cioè, se non lo fa l'Emilia Romagna, non può chiedere alla Sicilia di farlo. Non ce la farà la Sicilia. In questo momento la Puglia ci sta provando, ma la Puglia se lo fa da sola non funziona. Cioè, quello che dico, forse anche i nostri politici chiaramente non ci stanno qua, quindi non, dovrebbero tenere conto che quello che fanno non è, in questo momento storico di federalismo fiscale che complicherà ulteriormente le situazioni, in questo momento o si fa un lavoro di rete, anche istituzionale, anche di idee, ma almeno questo è il mio modo di vederlo, tarate all'alto, non tarate al basso, non tarate alla riduzione del danno, tarate a, e allora capisco, non è questo il livello, diciamo, il livello sono quelle politiche, però io mi sono sentito di dirlo, insomma, con piena umiltà, per carità. Qui chiamato in causa, domanda si risponde, come si dice. Premesso che non so se nel 2004 io ero già in regione Emilia Romagna, probabilmente, quindi non ho responsabilità diretta sulla legge. E ovviamente anche se fossi stato in regione la legge non l'ha fatta certo io, ma al di là di queste battute c'è un problema, spesso quando si arriva primi qualche cosa si lascia indietro, e ricordo anche che quella legge è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale, per cui l'importanza della legge in sé, più che per i contenuti in qualche modo, è perché è stata la prima. Cioè, certo, ha ribadito e ha come dire, sottolineato e ha formalizzato tutta una serie di cose che poi appunto la Regione Friuli e la Regione Puglia, ma dopo, hanno potuto, come dire, migliorare. Quindi da questo punto di vista, cioè, come dire, un diritto di primogenitura con, come dire, annessi e connessi positivi e negativi bisogna riconoscerlo. E quindi chiudo la risposta qui. La cosa sull'interruzione di gravidanza, il dato non credo che sia diminuito perché non ci sono le donne rumene, perché, ma ripeto, sono dati assolutamente grezzi, preliminari, parziali, con tutte le cose, perché il Centro Servizi Donne Immigrate per la Salute della Donna hanno, e quindi, come dire, la dimensione donna ha una storia un po' a sé, anche nel contesto sanitario. Per cui poi magari Linda può confermare o smentire, ma credo che grossi impatti sulla salute delle donne, o comunque sulle prestazioni legate a gravidanza, non ci siano stati proprio. Non è che c'è un grosso impatto sulla salute delle donne disabili, però comunque una rispondente a dire, cioè le donne vanno ad abortire clandestinamente perché non possono abortire in ospedale. O tornano in Romania. O tornano in Romania ad abortire, quindi è un grosso impatto sulla salute delle donne. Ho detto credo, e se no, questo è. Sì, ma ci sono tutta una serie di motivi per cui le cose, io credo, è una mia impressione, io non mi occupo di sanità, io mi occupo di integrazione sociale, leggo le cose così come mi vengono date e do un'interpretazione. In Emilia Romagna ci sono 9 centri per le donne immigrate, per la salute delle donne immigrate, 9 bambini, che hanno una storia, come dire, collaterale, un po' a sé.
Su queste lavorano molto e da quanto so io lavorano anche molto bene. Detto questo, cioè, se ci sono una serie di questioni, queste ci possono essere a prescindere dal fatto che possano o non possano abortire se hanno o non hanno l'STP. Questo magari succedeva anche prima. Ecco, quindi il dato è, sono davvero calati? Se sì, perché? Se è perché, è quello che credo io, tutti i processi di mediazione e di educazione alla salute, alla contraccezione, eccetera, funzionano bene, questo è il motivo. Sono calati meno di quanto non serva, ma sono calati lo stesso, benissimo, allo stesso, cioè, poi i problemi, voglio dire, non credo né che finiscano né che non ne nascano di nuovi, per cui da questo punto di vista, cioè, quando lavoravo al Comune di Parma e mi occupavo di nomadi, avevo chiesto di andare a lavorare all'ufficio ballerina del Teatro Reso, ma perché ero stufo di occuparmi di sfighe, però purtroppo no, ce ne sono sempre di nuove. Io credo che la cosa importante sia che una serie di politiche portate avanti in un determinato modo e portate avanti anche con determinate forme che siano in qualche modo, come dire, interculturalmente sensate, che diano la possibilità alle persone di spiegarsi, se funzionano bisogna in qualche modo sperimentarle e portarle avanti. Aggiungo una cosa, prima Raffaele citava il dato del 30% di stranieri che usano internet, che hanno internet a casa, chiedo scusa. Spesso noi pensiamo ai migranti come soggetti, non ne faccio un discorso generale della platea, ma un discorso generale, diciamo così, anche da fuori di qua, come persone che hanno anche una povertà di accesso agli strumenti di comunicazione. In realtà, se noi guardiamo i call center, la gran parte dei ragazzi che telefonano a casa usano, al di là di Skype, anche le videocamere, e parlano e usano tranquillamente gli strumenti di comunicazione nuovi, e non vedo perché, ad esempio, questi strumenti di comunicazione, di interazione, eccetera, non siano utilizzati o vengano dati per scontati come non praticabili per relazionarsi, anche in termini di proprio di mediazione, con i cittadini stranieri. Allora, se queste cose funzionano, e queste cose servono a, come dire, limitare l'incomunicabilità, usiamoli. Poi verifichiamo dopo se funzionano o no. Però, insomma, credo che questa cosa vada in qualche modo portata un po' avanti. Usare tutti gli strumenti possibili di mediazione. Volevo aggiungere solo una riflessione a cui penso già da tempo. E dunque, intanto, il tema della prevenzione delle IVG, del governo delle IVG, in realtà si connette poi a un altro problema, che è un accesso non sempre soddisfacente alla prevenzione oncologica, mammografia e quant'altro, su cui tra l'altro in regione ci sono anche dei gruppi di lavoro che stanno appunto pensando a questa cosa. Io credo che una delle prossime sfide che dovremmo cercare di vincere è di tentare di esportare la conoscenza che abbiamo, meno male, maturato in fatto di mediazione interculturale faccia a faccia nei servizi, e dicevo, capire come riuscire a esportare queste competenze preziose che abbiamo maturato in fatto nel campo della comunicazione collettiva, della salute pubblica, insomma, delle campagne di comunicazione, di marketing sociosanitario. Io lo dico sempre, colgo sempre l'occasione per dirlo, per me i mediatori dovrebbero essere importanti non soltanto nei servizi faccia a faccia con utenza immigrata, ma anche in quest'altro ambito dove non c'è il faccia a faccia ma ci sono i mass media, i nuovi media e via dicendo. Forse ovviamente non tutto potrà essere esportato tout court, però una certa sensibilità, una certa conoscenza sarebbe auspicabile, perché non basta tradurre il volantino, insomma, che è la soluzione
che viene tuttora per lo più utilizzata. Scusate, io sento parlare dell'IVG come se non fosse concessa, però nella circolare ministeriale del 19 febbraio è fra le prestazioni erogabili. Sì, ma quella di agosto era esplicitamente esclusa. No, d'accordo, infatti abbiamo avuto qui Joran, sa cosa, come, che abbiamo dovuto lavorarci un po' su, è vero, per cui noi abbiamo avuto qualche mese in cui non sapevamo come fare, avevamo un'azienda ospedaliera che faceva pagare, un'altra che non faceva pagare, però dopo il 19 febbraio l'IVG è prevista a parità di condizioni, dice, con la donna italiana. Quindi forse, quindi c'è stato senz'altro qualche mese, non per la nostra azienda ma per altre aziende, che si è verificato. Io credo che il problema, ne parlavamo prima con la dottoressa Ciccarelli, sia quello che adesso non si riesce a fare la prescrizione, visto che sul ricettario nazionale va indicato il codice fiscale, abbiamo questo problema. Ecco, può darsi che sia quello, però l'IVG è prevista fra le prestazioni erogabili anche le neonatali. No, sì, è molto, molto simpatico questo siparietto sempre con le autorità. Mi piace che quando ci sono questi incontri poi la sala sia ben più vuota che nelle altre sessioni. Però, per essere cattivo, due cose. Io quando vado in giro sento sempre parlare della normativa. Francamente sono stufo. Uno perché da medico di salute pubblica, ma anche da medico, mi è stato insegnato che il diritto alla salute è un diritto e i medici lo devono difendere. Se la normativa non funziona, uno prima pensa al diritto alla salute delle persone e poi quello che deve succedere, succede. E questo è anche un sistema che innesca del cambiamento sociale. Cioè, quel presidiare le istituzioni che viene fatto anche dai medici, i medici veri, non quelli finti, che fanno soltanto le prescrizioni che gli vengono date da chi li comanda. Allora, per quanto riguarda la normativa, io so che esiste una normativa, che è il testo unico, appunto, il titolo settimo, l'articolo 35, anche le persone che non hanno la cittadinanza sono garantite le cure emergenziali, ma anche essenziali, ancorché continuative, la prevenzione, la cura delle donne gravide, dei loro bambini, eccetera, eccetera. Io penso che su questo, voglio dire, Costituzione vigente, legge vigente, non ci dovrebbero essere grossi problemi di normativa. Io chiedo, di nuovo, quello che dicevo stamattina, a Mezzolara o a Bazzano o a Modena, l'STP dove va? Dov'è l'ambulatorio STP? Dove questa regione l'ha realizzato? Dove si devono curare le persone? All'ASL chiedo, i bisogni di salute della popolazione residente STP sono soddisfatti dalla capacità di erogazione delle associazioni che sono in questo momento sul territorio? Anzi, vi chiedo di più, li sapete i bisogni di salute degli immigrati regolari in questo momento? Dico questo perché, da un lato, noi ci aspetteremo come buone pratiche sanitarie cose come primary health care, offerta attiva dei servizi, cose che stanno nella salute pubblica e nella programmazione. Il documento dell'OMS è chiaro su questo. E invece di contro abbiamo che il diabetico non ha cure essenziali, non può essere curato. Il malato terminale, uguale, l'iperteso. Bisogna fare le battaglie ogni volta con gli sportelli per poter dare i farmaci e assistere le persone di volta in volta. Poi si attivano le associazioni di volontariato, magari si attivano anche i legali, un medico perizia dice per me è essenziale, l'avvocato manda la lettera, sbrigatevela voi, a quel punto, quando c'è qualcuno che è riuscito a fare advocacy, i percorsi magicamente si aprono. A me questo sembra razionamento occulto delle risorse. Detto questo, per quanto invece riguarda l'osservatorio provinciale, che è stato un'ancora di salvezza fino adesso, perché veramente ci ha dato l'immagine di quello che sta succedendo, io direi meno quantitativo, più qualitativo. Il problema del mal di schiena è perché queste persone sono sfruttate. Basta chiedere il mal di schiena perché sono state logorate dai processi di sfruttamento. È semplice, basta chiedere, io ve lo dico. E questo anche per la regione va bene. Più sulle disuguaglianze, che sono uno dei temi cruciali di questo momento,
più capire i processi, meno fare fotografie, perché le fotografie, voglio dire, lo sappiamo, hanno fatto gli studi dall'Inghilterra al Sudafrica, del fatto che i più poveri sono più sfruttati, oppure che chi ha meno potere ha meno salute. Dovremmo capire come, non quanto, avviene sul nostro territorio, in modo da poter mettere in piedi delle soluzioni, immaginarci dei scenari. Alla regione dico questo, sento di dare un consiglio spassionato, noi viviamo in un contesto di fortissimo sfruttamento, in cui parte della nostra economia si regge sullo sfruttamento, soprattutto degli irregolari, come abbiamo visto tutti gli immigrati sono stati irregolari, ma anche dei regolari, ma anche di cittadini italiani, eccetera, eccetera. Questo sta creando un conflitto sociale ingestibile, bisogna disinnescarlo, con ricette di equità, bisogna trovare le strategie per diminuire lo sfruttamento, non fare soltanto le belle parole. Quindi bisognerebbe cominciare a immaginare degli scenari di economia, organizzazione sociale alternativa, in cui possiamo sopravvivere come società senza implodere, senza dover per forza sfruttare, in modo da diminuire pian piano questo, l'impatto che lo sfruttamento ha, e cercare in qualche modo di ricreare, di bilanciare una società diversa. Però bisogna immaginare questi scenari, bisogna avere lo sforzo di buttarsi al di là delle consuetudini per poter poi mettere in pratica piano piano quello che può essere fatto, forse. Allora, visto che tu hai fatto il rivoluzionario, io faccio la mediatrice, no? Allora, intanto mi presento, sono Gnora Amato, mi occupo di mediazione interculturale, sono una mediatrice. E tutto quel che è stato già detto da Ardigò sono cose che in parte si conoscono, in parte, Ardigò, tu cerchi una soluzione globale, come ci vorrebbe a questo problema. Il problema, penso che la società non è assolutamente pronta in questo momento a una soluzione globale e preferirebbe che la SOCOS risolvesse i problemi piccoli della pleurite del rumeno che dorme alla stazione. Però invece quello che vorrei dire e la dottoressa Campanini un po' già lo sa, noi nel nostro lavoro dentro l'azienda OSL, se c'è qualcosa di cui ci siamo resi conto, è che un cittadino irregolare che non entra nel sistema costa di più al sistema che un cittadino regolare che è dentro, al sistema sanitario stesso. Costa in ricette fatte da medici di medicina di base che li fanno ad altri, a parenti, ad altre persone, costa in analisi fatta a nome di altri, costa in cioè tutta una serie di reti che si attivano comunque sotto banco nel senso dentro stesso al servizio sanitario, no, nel senso che siamo più, come dire, ce lo siamo già detti e ne abbiamo già discusso per dire come risolvere questo problema, nel senso che il problema serio è che in realtà se uno fa i calcoli, non è che questi cittadini costano meno al sistema sanitario così come sono oggi fuori, cioè offrendone solo una parte delle cure, no, costano di più, cioè costano di più fisicamente, nel senso che arrivano alle cure troppo tardi, quando devono già fare delle cure troppo costose, arrivano, cioè sono recidivi nelle cure perché non essendo seguiti non riescono a seguire la terapia, per cui ci tornano 4 volte, non essendoci una soluzione globale al problema, come dice Ardigò, noi lo raccontavamo come aneddote 5 anni fa, perché c'era successo una volta del rumeno curato per broncopolmonite che dormiva alla stazione, per cui immaginatevi che cura, cioè d'inverno, curato per broncopolmonite, torna a dormire alla stazione. L'anno scorso c'è successo ancora, cioè sembra semplicemente un ripetersi delle stesse situazioni. Il problema rimane che nel razionare le cure, in realtà, ci siamo resi conto che si spende di più, non si spende di meno. Non si spende fisicamente di meno. Cioè, quando si fa il bilancio dell'azienda, ci sono un sacco di voci che non si vedono lì, ma che noi che lavoriamo come mediatrici nel quotidiano, vediamo che sono soldi che vanno via lo stesso. Non cambia niente. Una cosa che invece mi preme di dire molto, anche se, come dire, non è che non è richiesta a nessuno di quelli che stanno sul palco, però mi preme comunque dirlo, ed è il problema nuovo che vediamo ultimamente, invece gente che ricade nell'illegalità. Cioè, il problema serio ad oggi è che se fino ad adesso siamo andati in un percorso di acquisizione della cittadinanza, la cittadinanza in senso allargato, sfortunatamente non la cittadinanza, cioè, voi saprete meglio di me che l'1% della popolazione straniera prende la cittadinanza non per matrimonio,
l'unico che se n'è accorto fu Prodi, disse: ma veramente c'è qualcosa che non va, siamo il paese in Europa dove si prende meno cittadinanza in assoluto che non sia per matrimonio. Vuol dire che queste persone non si stanno inserendo. Se non si inseriscono, avrete sempre di più paura, dico avrete e avremo, perché le persone non inserite diventano altro, diventano l'altro. E questo secondo me è un problema gravissimo, perché una persona che è abituata ad essere nella legalità, è abituata ad avere un certo tipo di rapporto col territorio, se non da pari quasi, quello che ci sta succedendo ultimamente sono i permessi di soggiorno che si ritirano. Cioè gente che perde il lavoro per 6 mesi, o che gli succede di perdere la casa, o semplicemente che il contratto di casa non è regolare, per cui entra in quella vortice di permessi di soggiorno di 6 mesi, di 1 anno, e gente che ci torna, cioè invece di andare avanti, per cui, come dire, riuscire a integrare quelli che sono illegali, quello che ci vediamo oggi è l'allontanamento di questo percorso al contrario, cioè persone che tornano nell'illegalità, il che secondo me comincia a essere veramente grave. Cioè, oltre allo sfruttamento, oltre alla precarietà, queste persone stanno tornando indietro. E il tornare indietro significa non aver più le famiglie, non poter più invitare le famiglie. E torno a ripetere, chi arriva qua con una famiglia è una persona completamente diversa dal punto della volontà e dell'integrazione sociale di una persona che invece non ha possibilità. Ovviamente qua stiamo parlando del diritto di cittadinanza comunque, nel senso che finché queste persone non saranno cittadini italiani non interessano politicamente quasi a nessuno, non dico a nessuno perché non è vero, però quasi a nessuno, non votano. Cioè chi è quel partito politico che veramente si vuole schierare a bandiera in mano e dire io sono per gli immigrati, regolari o irregolari, perché secondo me sono cittadini del mondo? Ma no, perché sanno benissimo che perdono voti, perché gli immigrati non votano, e non votando, cioè dati alla mano, perché mai un partito si dovrebbe sprecare? C'è anche chi lo fa, per fortuna, perché sennò saremmo veramente messi male. Per cui, però quello che chiedo anche in questa situazione è un po' più di coraggio, cioè bisogna andare contro tendenza quando la tendenza fa schifo. Cioè, come dire, bisogna anche rendersi conto di questo, nel senso che come mediatrice quello che mi è stato insegnato è che quando due parti non riescono a risolvere il problema bisogna uscire dal problema, cioè nel senso, per capire il punto di vista tuo devi uscire dal tuo punto di vista, per cui non, bisogna per forza prendere per vero un'altra realtà per ricominciare a discutere, perché se prendiamo per vero la realtà che lo scontro è questo che c'è oggi nella politica italiana e la tendenza sia questa, quando Geraci dice che bisogna confrontarsi su un livello più alto, per forza, perché se ci dobbiamo confrontare sul livello che c'è oggi non arriviamo da nessuna parte, tanto vale che la Soco schiude baracca, io non faccio più la mediatrice, e anche se qua siamo i soliti sospetti, cioè ci conosciamo un po', molti di voi li ho già visti e già li conosco, è vero così, cioè siamo un po' i soliti sospetti, cioè siamo quei 10, 15, 50, 100 che la pensano in un certo modo, che trovano il tempo di essere oggi qui e di discutere di questo. Però secondo me bisogna andare avanti, nel senso che non è che si può continuare, cioè uno continua per la propria strada, anche se cioè, nella follia collettiva non è che possiamo tutti diventare razzisti, tutti xenofobi e pensare tutti che il vicino di casa è quello che ci uccide perché è straniero. Cioè, tutti parlano di sicurezza oggi in Italia e sembra che il problema dell'Italia sia la sicurezza, non sia la mancanza di lavoro, non sia la precarietà, non sia che l'Italia tra un po' sarà anche dopo la Romania come PIL e come recessione. È ovvio che se tutti discutiamo di questo, come dire, diventa questo il terreno di battaglia, il terreno di discussione, e c'hanno tutti ragione, perché alla fine la sicurezza non ce n'è mai abbastanza. E grazie. Io su quest'ultimo intervento volevo solo ricordare che c'era stata nell'ultima legislatura, era stata presentata proprio dal Presidente del Consiglio Prodi la proposta di che i figli di tutti e due cittadini stranieri nati in Italia diventassero italiani. Questa proposta è stata presentata, purtroppo non ha avuto successo, ma questo non toglie che a livello di cittadini, a livello dei nostri incontri,
dei nostri rappresentanti politici si debba continuare per quello che significa per queste persone. E riferito al lavoro nero, c'è, credo, qualche volta noi utilizziamo sempre la parola lavoro nero, ma c'è un'altra situazione che credo che è anche ancora più drammatica, che è quella del lavoro che si dà alle persone in situazione irregolare, a quelli chiamati clandestini, perché lì effettivamente sì che c'è un qualcosa di drammatico, perché noi usiamo la parola lavoro nero per il fatto che qualsiasi persona, un ragazzo, una ragazza o un cittadino italiano, non gli si pagano i contributi, ma quando non si dà, quando si utilizza la mano d'opera di persone irregolari, ci troviamo nella situazione che quella persona non può neppure denunciare. E questa è un qualcosa di effettivamente assurdo, perché nel caso in cui una persona che si trova in situazione irregolare denuncia al suo datore di lavoro, questa persona finisce nel CPT, perché come irregolare dovrebbe essere espulso. E allora guardate che su queste persone si fanno delle vessazioni ma incredibili, e questo ha a che fare anche sul campo sanitario con ciò che succede con molte delle assistenti domiciliari, le chiamate badanti. Su queste persone si commettono anche dei soprusi enormi, e quelle che sono in situazioni irregolari non possono neppure denunciare. Allora c'era stata la proposta di chiedere che ci fosse un allargamento dell'articolo 18 del testo unico dell'immigrazione, quello che si riferisce proprio alla possibilità delle ragazze che escono della tratta, e di far sì che qualcuno che denunciasse il suo datore di lavoro e questa persona fosse messa in regola. Ma questa possibilità anche lì non c'è stata mai la possibilità che il tribunale, solo in una situazione l'hanno concessa, che è quello che è successo a Bologna con i 14 persone di origine moldave che denunciarono il datore di lavoro. Ma questo è un qualcosa che non possiamo pensare che continuerà, perché i giudici è molto difficile che possano applicare l'articolo 18, quello che si riferisce all'uscita della tratta, con la situazione di chi è vittima del lavoro nero. Ma questo è uno degli aspetti, credo, a livello etico più difficile di accettare, che chiamano proprio allo scandalo quello che succede con le persone che si trovano in situazione irregolare e che effettivamente non hanno nessun diritto, perché nel momento che chiamassero in causa proprio la giustizia, il diritto, li diventerebbe un boomerang, perché sarebbero espulsi dall'Italia. Devono accettare qualsiasi condizione. Grazie, intervengo perché sollecitato dall'altro intervento che sosteneva che spesso ci vogliono gli avvocati, no, per fare in modo che una persona venga curata come deve essere curata. Purtroppo è vero, io faccio parte di un'associazione che si chiama Avvocato di Strada, è un'associazione che è nata 8 anni fa a Bologna, composta da avvocati volontari che si occupano di tutelare dal punto di vista giuridico i diritti delle persone senza dimora, cioè di chiunque viva in strada, in stazione, nel dormitorio, sia italiano o straniero, sia comunitario, clandestino, extracomunitario. Come associazione noi collaboriamo da anni con Socos, per un motivo molto semplice: le persone che vivono in strada, che noi tuteliamo dal punto di vista giuridico, sono persone che ovviamente hanno spessissimo problemi di salute, e viceversa, le persone che si rivolgono al Socos spesso hanno problemi anche di carattere giuridico, e questi due problemi spesso sono anche collegati tra di loro, tant'è che in ogni sportello che apriamo in Italia, fino ad oggi abbiamo aperto 16 sportelli in Italia di avvocato di strada, da Trieste fino a Lecce, oltre Bologna,
Dovunque apriamo uno sportello cerchiamo una collaborazione con un'associazione di medici volontari che si occupa appunto di curare le persone che vivono in strada. L'abbiamo fatto a Modena, l'abbiamo fatto a Napoli, tra l'altro a Roma siamo in contatto con l'ospedale San Gallicano, qualcuno di voi conoscerà, perché apriremo uno sportello all'interno di quell'ospedale. Dicevo, noi cerchiamo questa collaborazione perché i problemi sono spesso legati. Uno di questi problemi, non ho sentito nulla oggi pomeriggio, probabilmente ne avete parlato questa mattina, ma è il problema relativo alla residenza. Cosa succede? Che l'articolo 32 della Costituzione, che tutti conoscete molto bene, stabilisce il diritto individuale, soggettivo, personalissimo alla salute e stabilisce anche questo diritto come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e stabilisce anche che lo Stato deve garantire cure gratuite agli indigenti. Purtroppo questo non avviene, questo lo dice la nostra Costituzione. Questo non avviene perché? Perché le persone senza fissa dimora spesso sono prive di residenza e la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale stabilisce che invece le prestazioni di quel servizio sono erogate alle persone che hanno una residenza. Chi vive in strada la residenza spessissimo non ce l'ha. Non avere la residenza significa essere stati cancellati dalle liste anagrafiche del comune di provenienza. Si finisce in strada, c'è un censimento, quel comune cancella quella persona la lista anagrafica perché non la trova in casa e quella persona si trova priva di residenza. Priva di residenza significa priva di una serie di diritti che il nostro Stato collega alla residenza. Uno di questi diritti, uno dei più importanti, è il diritto alla salute. Queste persone non possono essere curate. Paradossalmente si trova in una situazione peggiore degli stranieri clandestini, perché lo straniero clandestino ha diritto al tesserino STP. L'italiano privo di residenza no. Non ha diritto solamente a prestazioni di pronto soccorso. E questo è un grossissimo problema che abbiamo cercato di affrontare in tanti modi. Immaginate che in strada, sapete meglio di me, problemi all'apparato respiratorio, malattie gastroenterologiche, epatiti, diabete, che malattie che andrebbero curate ovviamente non con prestazioni di pronto soccorso, però ci sono queste malattie e non possono essere curate. Il problema appunto è che l'articolo 19 della legge 833 stabilisce questo e sarebbe sufficiente per risolvere questo problema fare una piccola modifica alla norma, una modifica veramente minima, tra l'altro rispetto a questa modifica, cioè modificare la norma è modificare la parola residenza con la parola domicilio, per esempio, oppure con la parola dimora, per esempio, come è già stato fatto in altre leggi. Questo sarebbe sufficiente per garantire la tutela sanitaria a queste persone. Oggi però non è così. Il Comune di Bologna adesso concede abbastanza facilmente la residenza alle persone che vivono in strada, molti altri comuni non lo fanno. In tantissime altre città abbiamo dovuto agire giudizialmente, purtroppo ci vuole l'avvocato. Guardate che anche a Bologna fino a poco tempo fa era così, perché non è che viviamo in quest'isola felicissima noi. La prima causa che abbiamo fatto come avvocato di strada, la prima causa, cioè proprio l'utente numero uno che è entrato nel nostro sportello, era una persona che chiedeva da anni la residenza nella città di Bologna, avendola persa, essendo senza dimora. Viveva in un dormitorio, quindi nemmeno sotto un ponte dove è difficilmente verificabile se quella persona effettivamente c'è sul territorio del comune. Viveva in un dormitorio pubblico da anni, il comune non concedeva la residenza. E tra l'altro questa persona aveva anche problemi di salute e ovviamente non poteva curarsi. Abbiamo agito d'urgenza, con un ricorso d'urgenza, senza articolo 700 del codice di procedura civile, per ottenere immediatamente la residenza davanti al Tribunale Civile di Bologna e il Comune ha dovuto concedere la residenza, anzi meglio l'ha concessa qualche giorno prima dell'udienza, diciamo così. Sì, ha concesso la residenza qualche giorno prima dell'udienza, ma siccome era sicuro di aver ragione in questa causa, non si è ritirato dalla causa, anzi è venuto in udienza a discutere, poi ha perso la causa. E a quel punto quella persona ha ottenuto la residenza e si è potuta curare. E a Bologna abbiamo detto, benissimo, visto che ci sono 400 persone ai dormitori, adesso o noi vi facciamo 400 cause e ve le facciamo tranquillamente, oppure voi concedete la residenza a tutte le persone che sono ai dormitori. Il Comune ha concesso residenza a tutte le persone che hanno i dormitori. Dopodiché abbiamo detto, siccome la legge stabilisce che la residenza deve essere concessa a tutte le persone che si trovano in una città, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno la fortuna di trovare un posto in un dormitorio, ma deve essere concessa anche a chi dorme in macchina, a chi dorme in roulotte, a chi dorme sotto un ponte, a chi dorme sotto un portico, abbiamo iniziato a chiedere la residenza anche per queste persone, perché la normativa prevede che ogni città debba inventarsi una via fittizia, inesistente, in cui dare la residenza alle persone senza dimora. E a Bologna ce l'abbiamo fatta, in tantissimi altri posti no. E siccome, certo, l'avvocato deve, quando si trova in quelle situazioni, deve agire, lo fa,
ma ci sono tantissimi luoghi in cui non ci sono associazioni di volontariato, in cui è più difficile accedere alla giustizia. La soluzione sarebbe ovviamente una modifica normativa. È stata presentata su nostra richiesta una proposta di legge di modifica nella precedente legislatura, purtroppo è rimasta nel cassetto. Chissà se, anche sollecitando le persone che sono oggi presenti, decidendo magari di prepararne un'altra proposta di legge insieme, presentarla ai vari gruppi parlamentari, chi si offre insomma di rappresentare questa proposta in Parlamento, non riusciamo insieme a modificare una norma che davvero impedisce oggettivamente il diritto alla cura di queste persone, che poi devono rivolgersi a associazioni come il Benemerite, come il Socos, quando ovviamente queste associazioni ci sono sul territorio. Purtroppo in molti altri territori non ci sono queste associazioni e le persone rimangono e muoiono in strada. Io voglio soltanto finire con una bella notizia. Due o tre giorni fa, è uscita di recente, c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l'illegittimità costituzionale di una norma della legge finanziaria del 2005 che stabiliva che non si potevano erogare determinate prestazioni agli stranieri che si trovano in Italia con permesso di soggiorno regolare, determinate prestazioni sanitarie, sanitarie assistenziali, si potevano erogare sulla base di questa norma solamente a coloro che avevano la carta di soggiorno, no? Ecco, questa cosa non è più così. Da tre giorni la Corte Costituzionale ha detto che quell'articolo è illegittimo perché discriminatorio nei confronti degli stranieri, finalmente ogni tanto la Corte Costituzionale arriva a dire queste cose, discriminatorio, per cui è illegittimo. E il caso che stavo seguendo io, che era il caso di uno straniero che si trovava in Italia da 15 anni, aveva un bimbo che per asfissia durante il parto aveva subito una tetraparesi, era invalido al 100%, aveva bisogno di assistenza. Il comune, lui aveva ottenuto l'indennità di accompagnamento e che gli era stata tolta sulla base di questa norma, e adesso con la sentenza della Corte Costituzionale gli è stata finalmente ridata questa indennità di accompagnamento. Grazie a tutti. Beh, si è parlato di questioni legali, è intervenuto un avvocato, si è parlato di tratta, intervengo io che sono il presidente di Fiori di Strada, che è una onlus che si occupa di vittime di tratta di persone soggette a sfruttamento sessuale. Di noi spesso si dice sono quelli che si occupano di prostitute, in realtà noi ci occupiamo di prostituite, perché la prostituzione in realtà nel nostro paese non è affatto un problema. La prostituzione è quella vera, quella di una donna che liberamente sceglie di vendere il proprio corpo e di un uomo che liberamente sceglie di comprarlo, è perfettamente autogestito da persone emancipate che sono in grado di offrire tutele sanitarie e ambienti confortevoli e lavorando a casa proprio attraverso internet o annunci. Quello che noi vediamo sulle nostre strade non è prostituzione, quello che vediamo sulle nostre strade sono vittime di organizzazioni criminali che sono arrivate qui con la minaccia o con l'inganno, oppure spinte sempre da organizzazione criminale dall'estrema miseria in cui si trovano. E ovviamente, come ben sapete, la totalità delle prostitute sul nostro territorio, soprattutto a nord Italia, sono stranieri. Il 40% a Bologna e provincia ci sono 612 persone dette alla prostituzione, di cui 38 sono deviados, quindi peruviani e questi paesi, il 40% è popolazione africana e il resto è la popolazione dei paesi dell'est. La distinzione tra africani, tra bianche e nere bisogna farla, perché il tipo di sfruttamento, il tipo di problematica è totalmente diverso, sono due universi e sono situazioni completamente diverse. Noi ci occupiamo di questo tema in una maniera molto banale, usciamo tutte le sere 365 giorni all'anno con due macchine che ogni sera percorrono ogni macchina 200 km di strada cittadina, contattando tutte le ragazze, tutte le sere, e quindi chiedendo una cosa banalissima, chiediamo semplicemente una cosa che però non fa nessuno, e chiediamo come stanno. Non gli chiediamo di cambiare vita, non gli chiediamo cose strane, gli chiediamo semplicemente come stai, come sta la tua famiglia, con che problemi hai. A volte parliamo anche soltanto dell'ultima canzone uscita di un cantante rumeno, quindi spesso anche di banalità, perché il nostro intento è quello, la nostra necessità è quella di creare con loro un rapporto, e lo si crea soltanto in questo modo, facendo qualcosa che nessuno fa, facendole uscire dall'isolamento. Uno dei modi con cui noi creiamo questo tipo di relazione è offrirci a loro gli accompagnamenti sanitari. Quindi diciamo loro, noi distribuiamo un volantino in 6 lingue che è fatto a slogan, non è dettagliato, non è un volantino medico,
è fatto proprio a slogan, dice in Italia tu puoi ottenere l'assistenza sanitaria come un qualsiasi altro cittadino italiano, e quindi sostanzialmente rivolgiti a noi che ti aiuteremo a usufruire di questo diritto, quindi puoi fare esami, visite e anche interruzioni di gravidanza se necessario. È un volantino fatto di proposito a slogan, perché l'intento è quello di avvicinarle per poi spiegargli a voce meglio come possono usufruire di questi servizi. E noi lo facciamo, seguiamo ogni anno 250 persone in un iter sanitario, perché 250 persone significa centinaia e centinaia di accompagnamenti sanitari, perché seguiamo la persona continuamente e conserviamo anche la loro certificazione medica, perché loro la perderebbero nei continui spostamenti e nella situazione precaria nella quale vivono. Non è vero che l'IVG è garantita a tutti. Le rumene non è garantita l'IVG, e qui dentro lo sanno tutti. Le rumene non fanno l'IVG se non fa sotto falso nome. Ormai il problema dell'IVG per le ragazze di strada va superato, perché la fanno in casa l'interruzione di gravidanza. In strada vengono vendute liberamente le RU, aiutatemi, 486, RU 486, di cui sarebbe vietata l'utilizzo se non in ospedale attraverso la struttura medica, vengono venute al prezzo di 500 euro da persone che si presentano come medici, e le persone abortiscono anche al quinto o sesto mese di gravidanza. Sono pastiglie che ormai gli stessi sfruttatori, le stesse organizzazioni criminali comprano e che vendono, perché loro le vendono alla ragazza sfruttata, cioè se la vuoi, se vuoi abortire, ma la devi pagare, e che vendono loro stesso alla ragazza per fargli interrompere la gravidanza. E molte di queste ragazze poi dopo stanno male in casa, hanno delle emorragie che non riescono a controllare, e quindi dopo devono usufruire del pronto soccorso, che in questo caso li accoglie, devo dire. Le nostre strutture sanitarie non funzionano benissimo per gli italiani. Quando si tratta di stranieri funzionano molto peggio. Quando si tratta di prostitute funzionano un male spaventoso. Io ho visto trattare malissimo nel pronto soccorso ginecologico del Sant'Orso e del Maggiore donne italiane. Voi potete immaginarvi come vengono trattate le donne straniere, soprattutto quelle che vengono dal mondo della prostituzione. Sono servizi questi praticamente inaccessibili alla nostra utenza, i pronti soccorso. L'unico modo per la nostra utenza per ricevere assistenza sanitaria è quella di servizi criminali del soccorso. Io non sono un collaboratore del Socos, sono un usufruitore. Se non ci fosse Socos, noi non sapremmo dove portare le nostre ragazze. La particolarità, certo, le cose che noi troviamo in una situazione come Socos, ma per fortuna non c'è solo il Socos, sono tante, ma la prima cosa che la ragazza che viene accompagnata da noi trova, prima ancora di essere una paziente, prima ancora di essere una malata, prima ancora di essere un caso, è una persona, e questo lo avverte, anche perché sente molto la differenza fra quello che avverte da tutte le altre parti dove va, e quindi avverte che qui, no, è una persona, la chiamano per nome, sono gentili, no, si rivolgono a lei con modi educati, rimangono molto stupite. Questa cosa è importantissima, non soltanto perché questa è la prima terapia di cui secondo me un paziente ha bisogno, una persona malata ha bisogno, ma perché queste ragazze hanno un disperato bisogno di uscire dal loro isolamento, che non è soltanto l'isolamento dovuto allo shock culturale e dal fatto che nessuno si interessa a loro, nessuno, perché la polizia delle ragazze in strada non gliene frega niente, alla polizia gli interessano le ragazze in strada nella misura in cui queste le possono portare ai loro sfruttatori, una volta presi gli sfruttatori le ragazze possono rimanere dove sono, così come non interessano le ragazze al cliente perché è interessato soltanto al loro corpo, non interessano al rapinatore o allo stupratore perché è interessato ad altro, non interessano nemmeno a molte organizzazioni, come dire, cattoliche, che sembrano più interessate alla loro anima che alla loro persona. Okay. Per cui in questa forma di grande isolamento, l'unica speranza per poter in un qualche modo riconquistare un rapporto umano, una fiducia, è quella di fargli prendere contatto con qualcuno che le tratti da persone. E questi servizi lo fanno, okay? Attraverso questi rapporti, poi noi instauriamo un rapporto con la ragazza che confessa la sua situazione di sfruttamento e viene liberata. In 2 anni ne sono state liberate 52, che non sono 52 prostitute che hanno detto io voglio cambiare vita, sono 52 persone vittime di organizzazione criminale che quindi per liberarsi, alcune di queste hanno avuto anche
conseguenza gravissima, una di queste, ad esempio, il suo padre è stato accecato dalla mafia che lo ha proprio accecato, lo ha privato dalla vista. Quindi persone che pagano un prezzo molto alto per questa scelta. Ora, quello che voglio dire sostanzialmente io, perché volevo portare la mia testimonianza rispetto a quello che accade nel mondo del quale mi occupo. Secondo me, come dire, questo valore aggiunto che organizzazione come il Socos ha, non è un valore aggiunto che può, che come dire, che semplicemente non è un buco che delle istituzioni pubbliche che viene coperto dal volontariato. Secondo me è un ruolo insostituibile. Secondo me la motivazione che fa sì che questa gente, che questi volontari, no, spinti da una motivazione che non è il danaro, su questo siamo certi, porta a far sì che riescano ad avere questo rapporto umano con le persone, a considerare le persone, è una motivazione che nel settore pubblico non troveremo mai. Io lo dico come, non come critica, semplicemente come constatazione, perché secondo me il danaro non ti darà mai questa motivazione, ok? Quindi secondo me, come dire, più che puntare, certo il servizio pubblico va migliorato perché si può fare molto, ad esempio si può ad esempio molto operare sulle sensibilità individuali, perché c'è proprio un problema di ignoranza e di insensibilità anche nel settore pubblico, perché sul tema della tratta e della prostituzione c'è un'ignoranza spaventosa in tutti i settori. Vi racconto solo questa, che 10 secondi, una ragazza che si presenta in questura a Bologna e dice: sono una clandestina vittima di tratta, da 4 anni vengo comprata e venduta, mi avete catturato un sacco di volte, mi avete fatto 2 decreti di espulsione, io non dovrei essere qua, sono priva di documenti, sono stanca di essere picchiata, venduta e comprata, arrestatemi, portatemi in galera e mandatemi a casa con la forza. E hanno detto: tu che pensi, che questa è un'agenzia di viaggi? E l'hanno mandata via. Okay. Ora, questo, come dire, è un caso forse limite, ma neanche tanto, okay. Ne potrei raccontare tanti altri, ma nella struttura pubblica non è che cambia molto alto, ok? C'è un problema di sensibilità e di ignoranza molto forte rispetto al quale si può intervenire. Però dicevo, oltre, come dire, a questo miglioramento che si può fare, secondo me va puntato su questa organizzazione di volontariato. È qui che bisogna in un qualche modo investire, perché secondo me il ruolo di organizzazione di volontariato come questa è un ruolo che il pubblico non può fare. E quindi in un qualche modo, secondo me, anche se si può fare molto nel settore pubblico, l'investimento, secondo me, è sul mondo del volontariato. Ecco, io vi ho detto questo come testimonianza, anche perché mi dispiaceva sentire dire che l'IVG è garantita a tutti. Io credo che qui non ci siano, come dire, chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Qui stiamo tutti dalla stessa parte. Ma non è vero, non è vero. Venga con me, la porto io. Lei venga con me, guardi, io ho una rumena al giorno da far porto io, non c'è problema. Lei viene con me in ospedale. Oppure venga con me al pronto soccorso a cercare di averla fino al giorno dopo. Cioè, non c'è, non te la danno, capito? Non te la danno, non esiste la fila del giorno dopo nel pronto soccorso. Poi noi riusciamo ad arrangiarci, perché voglio dire, la verità, siamo bravissimi, eh? Abbiamo il medico amico di qua e l'ambulatorio amico di là, e abbiamo quello che ti fa il certificato che dice che questa è moldava invece è rumena, abbiamo tutto, non so perché siamo bravi ad arrangiarci, no? Siamo quelli che riescono ad avere anche gli esami senza pagare il ticket. Io ce la voglio vedere un'africana che paga 56 euro di ticket per i suoi esami. Dove le piglia 56 euro un'africana che non ce li ha, capito, per avere i propri esami? Quindi un punto è l'arte dell'arrangiarsi e le cose che siamo capaci di fare noi organizzazioni, anche puntando sulla sensibilità individuale. Un conto è quello che avviene nei fatti. L'IVG, le rumene non la fanno perché sono prive di tessera internazionale. Io lo spiego anche, nessuna rumena ha la tessera internazionale. Posso dire solo due parole e poi diamo la parola che è stata chiesta al dottor Lancellotti dell'ambulatorio Biavati. Io personalmente ho una visione un pochino diversa, cioè non mi rassegno al fatto che il pubblico non sia strutturalmente insolvente rispetto al dovere che ha e che tra l'altro discende da una nostra delega. Cioè il pubblico non è un'entità astratta, aliena, imposta o etero creata, no? O autodeterminatasi, è una struttura, un'istituzione a cui i cittadini delegano la tutela dei propri diritti. Quindi cioè, rinunciare alla battaglia perché il pubblico se ne faccia carico in pieno, secondo me, significa abdicare al nostro dovere di cittadini e sostanzialmente far crollare qualunque orizzonte di civiltà così strutturata, egualitaria e solidaristica. Quindi
io non sono d'accordo su questo, penso che all'interno di SOCOS, per quanto ci siano posizioni ovviamente articolate, però lo sforzo sia teso, come diceva anche Salvatore prima, insomma, a spingere il pubblico all'assunzione dei suoi doveri e a fornirsi come strumento. Ecco, io credo che queste divergenze di visioni, cioè, non debbano spaventarci, è normale, ognuno di noi vede una componente, no? di un quadro che è articolatissimo, che è estremamente complesso, che è mutevole, che è dinamico, eccetera. È forse il primo momento che tanti di noi si vedono in faccia e hanno la possibilità di confrontarsi. È normale che scaturiscano visioni diverse, cioè non c'è un intento accusatorio, penso, da nessuna parte, anche perché sarebbe controproducente. Cioè, se siamo qui e siamo qui a parlarci, è proprio per ricomporre attraverso le diverse visioni e restituire alla realtà un quadro che sia più fedele a quello che veramente succede. Cioè, secondo me lo spirito deve essere questo, perché solo una lettura fedele della realtà potrà consentirci di trovare degli strumenti, no, efficace. Allora, quello che tu vedi, Antonio, è ovviamente l'estremo di una realtà degli emarginati, in cui percepisci questa cosa. È importante che questo rientri in una visione globale, che sia però bilanciata alla luce di quello che tutti vediamo e investiamo, secondo me, nel sistema complesso. Quindi così io la lancio lì, insomma, secondo me lo sforzo è a integrare le visioni per poi creare, applicare delle soluzioni che siano efficaci. E adesso chiedo scusa che abbiamo tardato un attimo, c'era il dottor Lancelotti che voleva presentare un attimo la realtà anche dell'ambulatorio Biavatti. Sì, avevo preparato le nostre pappardelle, come chi ci segue lo sa, però mi sembra che il ragionamento sia andato oltre quello che è l'assistenza sanitaria degli emarginati e degli immigrati, e può essere anche giusto. Ora, in sintesi, non avevo preparato le diapositive, ma non importa, anche perché mi sono reso conto che l'attività che noi facciamo è molto simile a quella che fa SOCOS, a quella che fanno tante altre associazioni di volontariato. E per esempio noi ci rendiamo conto, e lo dico a chi non è dell'Emilia Romagna, che siamo in un'isola felice. L'USL, il Comune, con le convenzioni che hanno aperto con noi, con SOCOS, ci ha messo in condizioni di garantire l'assistenza sanitaria in maniera, direi, efficace e abbastanza soddisfacente ai nostri assistiti. Tutti i mesi all'ambulatorio Biavatti, e forse anche a SOCOS, non lo so, arriva il camioncino della farmacia dell'ospedale, ci porta i farmaci che abbiamo concordato mese per mese con la farmacia dell'ospedale maggiore. Questo è una grossissima battaglia di civiltà vinta, ci abbiamo messo 3 anni, abbiamo avuto voi lo sapete, il ricettario regionale, e quindi voglio dire, siamo in un'isola felice. Mi rivolgo a Barceló, il quale si lamentava addirittura della violenza che si fa sul cognome. Qualche migliaio di anni fa, chi era romano bastava dirlo, ed era protetto dalla legge e dall'esercito, e guai chi lo toccava. Da adesso non è più così. È chiaro che le cose cambiano. Quello che io volevo dire, adesso al di là, perché voi l'avete visto stamattina, dei numeri sono simili, le malattie sono quelle che sappiamo dell'emarginazione. Ve ne faccio grazia, perché già chi ci conosce l'ha visto tante volte. E vabbè, è pazienza. Quello che invece, ascoltando e venendo qua, mi è venuto un po' da pensare questo. Siamo un'isola felice, sì, ci sono delle carenze, chiaro, però, ripeto, USL, Comune, Regione, Provincia, tutto, hanno capito, ci hanno aiutato, ci sono ancora dei problemi risolti, il ticket, questo e quello, d'accordo. Ma adesso, da ieri l'altro, queste nuove leggi, questi nuovi governi, come si metteranno nei confronti nostri e dei nostri assistiti? Questo mi preoccupa molto, perché non vorrei che con la scusa vera, se vogliamo, delle ristrettezze finanziarie, cominciamo a calare tutto quello che erano i benefici conquistati in tanti anni. E non so se la Regione
o il comune autonomamente, perché diretti in un certo modo ce la fanno a resistere nella bufera, perché chiaramente molte regioni non riusciranno, dovranno rivolgersi allo Stato. Lo Stato, in questo caso, è uno Stato che probabilmente può mostrare la faccia cattiva verso gli immigrati, più di quello che non fu una volta o anche adesso, se volete. Però la mia preoccupazione è che i nostri pazienti, io parlo di pazienti, è chiaro che sono problemi sociologici dietro, tutto quello che volete, io sono direttore sanitario, sono il medico, i miei sono i pazienti. La mia preoccupazione è per i miei pazienti, i quali forse non riusciranno a trovare l'assistenza giusta, adeguata. E devo dire anche questo, noi siamo privilegiati non solo perché viviamo in una regione che ci ha dato tanto, a cui noi poi abbiamo dato anche parecchio, perché abbiamo assistito i pazienti che loro non potevano assistere. E questa regione effettivamente forse dovrà a un certo momento essere costretta a fare delle scelte, perché lo Stato, perché l'economia e tutto quanto. Allora, le associazioni, questo volevo dire, che alle spalle hanno un potere economico autonomo, perché hanno donazioni, perché hanno, sono associazioni non lusche, però hanno dei guadagni che spendono tutto nell'assistenza, riusciranno ad andare avanti, riusciranno a progredire, quantomeno a mantenere uno standard assistenziale. E quelli che non hanno questa potenza economica alle spalle, cosa faranno? Saranno, oltretutto, le donazioni e le elargizioni volontarie saranno sempre più ridotte, perché l'inflazione galopperà ancora di più, e quindi vedremo forse ridurre il numero delle associazioni e il numero dei pazienti seguiti. Già mi dicevano che da qualche città italiana già questo succede, una specie di falcidio strisciante di piccole associazioni nate con grande entusiasmo. Ora, ecco, l'unica cosa che mi sento di dire, come disse qualcuno poco tempo fa, resistere, resistere, resistere. Grazie. Credo che le diverse esperienze che abbiamo del mondo le vivessimo non come concorrenti l'una dell'altra, ma le mettessimo assieme. E perché, dunque, è vero che perché c'è chi ha più, conosce meglio il mondo dell'irregolarità e della clandestinità, bene, aggiunga a questo patrimonio di conoscenza a chi magari conosce più il mondo delle procedure amministrative, di chi è regolarmente presente e via dicendo. Cogliamo occasioni come queste per apprendere meglio gli uni dagli altri, perché credo che nessuno di noi può dire di conoscere tutto il mondo dell'immigrazione, quindi un po' di cautela da questo punto di vista sarebbe opportuno. Volevo soltanto dirvi due cose. Da varie consultazioni che abbiamo avuto noi in giro per la provincia, pare che ci siano due questioni sociosanitarie emergenti. Ve le lancio, magari avete qualche esperienza anche voi, perché noi non la capiamo ancora molto bene. Una, c'è un'area di diciamo abuso di sostanze, parlo di alcol, soprattutto alcol dipendenza, pare che ci sono alcune problematiche piuttosto serie in una parte del mondo delle badanti, ecco, degli assistenti familiari. Abbiamo avuto varie segnalazioni che questo tema, che è uno dei temi sappiamo tradizionalmente più difficili poi da approcciare, si sta un po' concentrando lì. E un'altra cosa su cui dovremmo forse inventare qualcosa di più efficace per i prossimi anni, abbiamo avuto varie segnalazioni di violenze intrafamiliari in famiglie straniere immigrate, con le donne soprattutto come vittime. Ecco, sono solitamente problematiche che non si rivolgono ai servizi, che magari non emergono, ma di cui abbiamo soltanto un eco indiretto. Entrambe queste problematiche le abbiamo inserite nella programmazione sociosanitaria,
vorremmo magari capire meglio insieme a voi come riuscire a trattare in maniera mirata, sensibile, però efficace. Va bene, allora se non ci sono altri contributi, io innanzitutto ringrazio tutti i relatori per la disponibilità, per il così l'apporto a questa discussione che mi è sembrata, per quanto appunto articolata anche nelle divergenze, nelle diverse prospettive, sicuramente proficua. Ovviamente l'auspicio nostro è che non si esaurisca qui, insomma, che possa costituire in qualche modo un primo passo per un percorso di avvicinamento tra le varie realtà, anche perché mi sembra che un tratto che comunque è emerso da tutte le relazioni è in qualche modo un senso di incompiutezza, no? Che gli sforzi che ognuno fa nel suo piccolo, nel suo grande, si infrangano contro vari tipi di ostacoli, che possono essere le politiche regionali, le politiche nazionali, l'interpretazione delle norme, l'applicazione in maniera corretta, ecco. Mi sembra che questo sia un tratto comune, che forse mettendoci insieme o cercando di collaborare di più potremmo reciprocamente aiutarci a rimuovere o ad aggirare alcuni degli ostacoli che viviamo, ovviamente nell'interesse dei più deboli, ecco, nell'interesse di questi diritti che cerchiamo di tutelare e anche nell'interesse nostro per promuovere una coesione sociale vera. Quindi grazie ancora a tutti e adesso diamo la parola alla dottoressa Ciccarello che chiuderà i lavori. Io sarò molto breve perché presumo che siate e sono molto stanchi perché è da stamattina che siamo qua. Vorrei soprattutto ringraziare chi ha permesso che questo convegno sia andato bene, io spero. Quindi soprattutto la Rosanna, che ha speso tutte le sue energie per far sì che questo convegno potesse iniziare e finire molto bene. Ringrazio tutte le ragazze che comunque si sono date da fare per quanto riguarda... Scusate, ma sono raffreddate, credo di avere anche un po' di freddo. Tutte le ragazze che comunque si sono date da fare per quanto riguarda il collegamento con le varie personalità e tutto quanto, anche se molti di loro poi all'ultimo momento non si sono assolutamente presentate. Questo mi dispiace moltissimo perché questo era un convegno che poteva chiarire moltissime cose. E voglio ringraziare soprattutto anche tutti quelli che si sono presentati, che sono stati insieme a noi tutta questa giornata in occasione di questi 15 anni di Socos. Ringrazio il nostro presidente Romeo Zendron, che comunque ha già detto tutto di Socos, per cui non mi voglio prolungare, e ha esposto la storia di Socos in maniera veramente stupenda. Ceri, è la tua creatura, per cui ok. Un grazie anche a tutte quelle associazioni che hanno partecipato e che con noi percorrono una strada estremamente difficile e che vedono in prima linea soprattutto i volontari. Vorrei ringraziare tutti i medici che sono passati per Socos e anche i non medici e che comunque hanno fatto e fanno parte della storia di Socos. Grazie soprattutto a quelli, che ne vedo molti oggi presenti, e che ancora resistono rubando ore e giorni ai loro impegni e al loro lavoro. Grazie a tutti voi compagni di Socos perché continuate a credere, come me d'altronde, che una lacrima asciugata e un sorriso siano la miglior ricompensa per quello che noi facciamo. Grazie perché come me siete depositari di tutte le storie che comunque passano attraverso i nostri ambulatori, tutte le disperazioni, gli odori, le lacrime, i racconti, di sogni infranti, e da tutto questo attingete la forza per continuare a combattere contro un sistema che ben poco fa per questi bambini, donne, uomini, senza patria né casa, senza nulla, che sfuggono dalla loro terra con la sola speranza di un approdo in un paese libero, sicuro, una nuova patria che purtroppo molto spesso non la diventerà mai.
Grazie di cuore ragazzi, a tutti quanti. Thank you.